Dopo i primi episodi di incendi nella Sicilia occidentale dei giorni scorsi, il segretario regionale SNALV Confsal Manuel Bonaffini ha inviato una lettera a tutte le prefetture della Sicilia per sollecitare l'avvio al lavoro degli addetti al servizio antincendio boschivo nella regione Sicilia, con una lettera che per conoscenza è stata inoltrata anche all'assessore al territorio e ambiente della regione Sicilia, l'onorevole Salvatore Cordaro, e all'assessore all'agricoltura regione Sicilia, l'onorevole Tony Scilla, oltre al dirigente generale del comando del corpo forestale, il dottor Giovanni Salerno. Il tempo delle chiacchiere è finito. Mentre il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, invita i sindaci a predisporre e a prevenire gli incendi, lo SNALV Confesal ha inviato una nota agli assessori competenti, al direttore generale del corpo forestale e a tutte le prefetture della Sicilia per chiedere di avviare immediatamente i lavoratori forestali della manutenzione del servizio antincendio. È una situazione non più tollerabile. Abbiamo assistito già l'anno scorso alla devastazione della regione Sicilia e non c'è tempo per programmare o azioni diverse perché abbiamo le risorse, le competenze e il personale idoneo per prevenire tutto quello che abbiamo chiesto alle prefetture di tutta la Sicilia. Non ci riguarda più una posizione di chiacchiere perché non vogliamo più assistere agli incendi che distruggono il nostro territorio. Che le risorse ci sono, vengono spese in maniera sbagliata per reprimere gli incendi e non per una sana prevenzione. E intanto la stagione estiva si avvicina e con lei il pericolo di incendi.